Il mondo dell'arte celebra la genialità della scultrice britannica Barbara Epworth, scomparsa nel 1975 all'età di 72 anni. L'artista fu una delle poche a raggiungere un successo e una fama internazionali. Per celebrare la donna del modernismo, il Museo Rodin di Parigi le dedica una personale organizzata in collaborazione con la Tate Gallery di Londra. È una delle più importanti scultrici britanniche del XX secolo, amica di Henry Moore, e il suo lavoro ha avuto una popolarità in tutto il mondo pari a quella del collega. La Epworth amava scolpire materiali come il marmo, l'ardesia, legni tropicali, ma anche il bronzo, molto usato negli anni 50 per le sue opere astratte che evocano un senso di grande armonia. La sua arte ha una poesia particolare, mette in rilievo i contrasti tra il legno e le superfici verniciate. A volte si ha quasi l'impressione che le sue opere vibrino a tal punto da essere vive. Questa è la vera poesia che la distingue da ogni altro artista del suo tempo. Una carriera durata mezzo secolo prima della sua morte, avvenuta in un incendio negli studi dove lavorava nel sud-est dell'Inghilterra. La personale su Barbara Epworth sarà aperta al pubblico al Museo Rodin di Parigi fino al 22 marzo.